Ma io credo che sia sbagliato ragionare in questi termini, nel senso quello che sarebbe potuto accadere e che non è accaduto. Bisogna analizzare quello che è accaduto, essere lucidi nell'analizzarlo. Penso che si possa dire siano state giocate due buone partite dove sicuramente avremmo potuto raccogliere qualcosa di in più. Però io credo che, non credo, l'allenatore deve analizzare anche la partita di stasera in 11 contro 11, la squadra ha provato a fare gioco e ha creato, in un uomo in più la squadra ha provato a fare gioco e ha creato, poteva creare di più, poteva scegliere meglio l'ultima giocata talvolta, però per me era importantissimo oggi altri aspetti. Era importantissimo l'aspetto della concentrazione pre-gara, dell'approccio alla gara, della lucidità, della determinazione, del calarsi nell'agonismo della partita che sarebbe stata, perché vi assicuro che preparare una partita come quella di oggi dopo una partita di Milano con quel risultato maturato in quel modo, penso anche singolarmente sia stato difficilissimo. Finisco, la squadra ha risposto soprattutto nei singoli in maniera eccellente in questo senso, quindi c'è da essere contenti e da fare complimenti. Poi tecnicamente e tatticamente si poteva fare meglio, si poteva fare di più, però oggi erano importanti altre risposte secondo me. Ci poteva stare la difesa a tre, ma non c'è stata perché loro giocano con una punta e basta, l'altra affilata, quindi non abbiamo avuto due terzini che spingevano molto, di cui uno è un'ala, quindi di fatto giocavamo con una difesa a due più Lodi davanti alla difesa e poi ci ho cambiato con Almiron, e quindi di fatti non aveva senso, secondo me avremmo perso un uomo sulle corsie laterali dove potevamo fare di più e sfruttare meglio la superiorità numerica e crearsi più velocemente il 2 contro 1 e sfruttarlo meglio, cosa che non sempre è stata fatta. Volevamo vincere, quello è chiaro, poi non siamo riusciti a sfruttare l'uomo in più, abbiamo avuto delle occasioni, non siamo riusciti a fare gol, dobbiamo pensare a domenica che abbiamo una partita importante. Sì, giocare ogni tre giorni non è facile, però penso che la squadra ha fatto una grande partita, penso che abbiamo fatto tutto quello che si aveva provato, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare l'occasione e niente, dobbiamo lavorare, penso che un punto che muove la classifica e dobbiamo pensare a arrivare lo più prima possibile a 40 punti. Sì, penso che tutto il secondo tempo abbiamo giocato 4 sull'schema, ma poi era io e Bellucci che rimanevamo dietro, poi i terzini spingevano tanto, quindi diciamo, penso che la squadra ha fatto una grande partita e loro si hanno chiuso bene dietro, non siamo riusciti a sfruttare l'occasione e niente, la squadra ha dimostrato di voler vincere questa partita, purtroppo non siamo riusciti. Penso a Catania, quella è la realtà, ho rinnovato il contratto poco tempo fa, sto bene qua, quindi niente, devo pensare solo a giocare. 4 punti lasciati per strada se andiamo a vedere la partita. Penso che oggi ci sono stati 6-7 palle gol, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Dispiace perché anche oggi la squadra meritava la vittoria, però il calcio è questo e andiamo avanti. Noi ci aspettavamo un tuo inserimento in campo già qualche giorno fa a Milano e oggi, molto prima della tua chiamata, abbiamo detto insomma questa potrebbe essere una partita buona per Adrian Ricchiuti. Sì, io cerco di allenarmi sempre al massimo, il mister... In questo momento vede così, accettiamo e andiamo avanti. È normale che a tutti piace giocare, però vuol dire che il mister vede altre cose, accettiamo e va bene così, è importante la squadra. Niente, andiamo a vedere, loro credo che Carrizo abbia fatto una mezza parata. Il problema è che non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni. È stato tutto lì perché bastava fare un gol e credo che la partita sarebbe finita. Però va bene così, andiamo avanti, il gioco c'è e adesso manca finalizzare tutto il buono che facciamo. Come gruppo, come squadra? Il gruppo sa quello che vuole, sicuramente è una cosa che ce la teniamo per noi e speriamo di raggiungerlo.